Esposito, presidente dell'Associazione Sviluppo Area Porto, ha promosso una petizione popolare per chiedere all'amministrazione comunale di recuperare questo sito, il monastero degli Zoccolanti che vediamo alle nostre spalle, di acquistarlo per poi avviare degli interventi di recupero. Esatto, questo è un monumento del Cinquecento e penso che sia uno degli unici sul territorio torrese. Ha una storia, diciamo, alle spalle importantissima, perché fu costruita dai francescani proprio per aiutare la popolazione torrese in quel periodo. E la cosa che mi domando, come tutti gli altri torresi, come mai una struttura del genere è abbandonata a se stessa? Infatti vediamo che è circondata dal degrado, purtroppo. Esatto. Allora, la proprietà, che io sappia, è una congregazione che non ha nessuna, come dire, possibilità di recuperarla o di utilizzarla, quindi l'unica cosa fattibile è che il comune acquisisca questa struttura e la renda, diciamo, nuovamente pubblica, quindi con recupero strutturale, recupero interno, e tra le altre cose ci sono fondi sempre del PNRR che possono essere richiesti, ma ovviamente come proprietari è di tipo pubblico, quindi sostanzialmente il comune o un ente, diciamo, di Stato. Al momento sono state raccolte già oltre 300 firme. Esatto, già siamo da 3 giorni che abbiamo promosso questa idea e c'è stato un grosso risultato di firme, di visualizzazioni, abbiamo superato i 1500 visualizzazioni e tra le altre cose c'è stato un forte interesse dei cittadini. Cosa che mi meraviglia tanto è che molta gente non sa manco dell'esistenza e dove si trova questa struttura, ed è un vero peccato. Chiaramente voglio pungolare giustamente l'amministrazione, perché è una cosa che è fattibile, non stiamo facendo niente di come dire, fantasioso o di impossibile. Si tratta di contattare la proprietà e trattare sull'acquisizione. Visto che tra l'altro abbiamo tanti fondi, diciamo, comunali a disposizione per soldi non spesi, per attività non svolte, potrebbe essere, come dire, una ciliegina interessante per questa amministrazione, se fa in tempo, o per le successive. Questo territorio ci sono tante ricchezze, tanti tesoro, infatti, spesso nascosti. Ma molti nascosti, ma molti anche visibili, perché sostanzialmente di che cosa vogliamo parlare? C'è tanto da, come dire, da poter sfruttare per il turismo, tra l'altro, no? Che noi comunque abbiamo la possibilità di essere attrattori turistici. Cioè, di che cosa vogliamo parlare? Un'opportunità unica. Fino a quando sarà possibile firmare questa petizione? Poi, una volta raccolte le firme, che cosa se ne farà? Dunque, la raccolta delle firme chiaramente non c'è limite, noi possiamo continuare a raccogliere firme, nel frattempo quando arriviamo a un numero sostanzioso, anche se penso a breve, proponiamo al Comune quello che abbiamo scritto sulla petizione, cioè di acquisire questa struttura e di renderla pubblica. Volevo cogliere l'occasione per dire alla cittadinanza che noi stiamo ancora raccogliendo fondi per il murales e un aiuto anche minimo ci farebbe molto comodo.